Amiche e amici telespettatori, abbiamo assistito oggi a un importante resoconto ad opera dello SVEM, dell'ente sviluppo delle Marche, per valorizzare sempre di più i piccoli porti dell'Adriatico, quindi un documento che ha creato una situazione ad oggi effettiva per poter poi negli anni a venire cercare di valorizzare con la grande opera di sostenibilità tutto quello che è la porta, quindi i porti che diventano delle porte anche per l'entroterra, per un grande sviluppo economico e sociale. Fondamentalmente uno studio su quelli che sono i piccoli porti nelle Marche. Sono 9, abbiamo fatto delle azioni di sperimentazione su diversi territori, ed in particolare anche qui su Gabice, il motivo per cui siamo qui. È un modo per capire intanto i fabbisogni dei porti e poi soprattutto per capire come possono crescere questi porti, perché sono dei volani di crescita per i territori e sono dei mezzi, degli strumenti di apertura nei confronti del mare verso il territorio, come se fossero delle porte, porti, porte. Oggi diciamo, si fa un po' il resoconto di questo progetto che è nato nel 2019, poi ha avuto la sua attuazione con un progetto pilota che ha coinvolto il nostro porto turistico di Vallugola con la sperimentazione di un bus elettrico, di una navetta elettrica elettrica, che completamente gratuita, che avesse l'obiettivo di valorizzare il porto di Vallugola, quindi portare sia di portirsi verso Gabice Monte e Gabice Mare, ma anche al contrario ai turisti far conoscere il porto di Vallugola, perché stranamente è sempre stato poco conosciuto, quindi invece questa amministrazione ha sempre voluto puntare molto anche sul porto di Vallugola, che è un gioiello perché è un porto esclusivamente turistico, molto piccolo, riservato e di qualità. Sì, perché diciamo che questi piccoli porti dell'Adriatico hanno bisogno anche di questi sistemi molto sostenibili per essere valorizzati. Sì, anche perché l'altro deficit che avevamo sul porto di Vallugola è proprio il collegamento fra il porto e il parco del San Bartolo, quindi questo ci ha permesso anche a tanta gente di poter usufruire di questo mezzo per spostarsi su una parte del parco San Bartolo, quindi la parte di competenza del comune di Gabice. È chiaro che l'obiettivo è quello di far conoscere e promuovere non solo il porto di Vallugola ma tutta la nostra riviera del San Bartolo, quindi tutto il nostro parco del San Bartolo, con dei mezzi, con un trasporto sostenibile, con dei mezzi di trasporto che possano portare anche a una riduzione delle emissioni di CO2, cercando di limitare al massimo l'utilizzo di mezzi privati.